Salve a tutti, questa volta parliamo di concatenare delle forme, degli oggetti, delle scritte, eccetera, come questi cerchi, vedete? Qua abbiamo il giallo che passa al di fuori, al di sotto del blu, il cerchio blu, e di per sé non è molto difficile con la maschera, nascondo la parte, questa parte, ma il problema comincia quando, dobbiamo applicare degli stili. Ad esempio, guardate qua, qui abbiamo questo quadro che entra dentro, vedete lo stile del livello? Si blocca, vedete, viene diviso in tre parti, mentre guardate come dovrebbe essere. Ecco qua, vedete, qui lo stile continua, in trasparenza lo potete vedere molto bene, e mentre in questo caso, quando noi applichiamo lo stile e cancelliamo con la maschera la parte che dobbiamo nascondere, lo stile si interrompe. Ma il segreto c'è e adesso ve lo spiego. Dunque, cominciamo innanzitutto a ricreare i nostri bei 5 cerchi olimpici. Quindi, file, nuovo. Dimensione predefinita, va benissimo. E poi prendiamo strumenti, strumento forma personale. Andiamo a cercare qui tra le forme, qua su in alto, vedete? Andiamo a cercare il nostro cerchio, che è questo qui. Se non doveste trovare questi tipi di forme, dovete andare qui nella routine, cliccare e caricare le forme, queste qua sotto. Quindi prendiamo il nostro cerchio, tenendo premuto il tasto maiuscolo, vedete, guardate, diventa un cerchio perfetto. Poi andiamo sul nostro livello di forma e lo rasterizziamo, rasterizza il livello. L'abbiamo fatto col tasto destro del mouse. Poi selezioniamo, quindi tasto sinistro del mouse, CTRL, andiamo sull'icona e selezioniamo. Poi vedete, facciamo selezione, modifica, contrae, perché lo voglio contrarre un po' in quanto è molto grande questo cerchio di 4 pixel, va benissimo. Vedete, si è ristretta la selezione, poi faccio selezione inversa e taglia. Modifica, taglia. Ecco, l'abbiamo ridotto. Ora lo spostiamo un po' più in qua, dobbiamo fare le tre. Ora il nostro livello della nostra forma lo copiamo, lo duplichiamo e prima di duplicarlo però facciamo così, guardate, prima lo selezioniamo, poi andiamo sotto modifica, riempi il colore blu, ok. E lo denominiamo blu. Col mouse mi posiziono sulla scritta, clicco due volte e rinomino. Adesso facciamo una copia, facciamo le copie dei nostri cerchi. Allora, premiamo CTRL J, abbiamo creato la prima copia, ne facciamo altre 3, 4 e 5. Quindi la nostra prima copia è il blu che abbiamo già visto. Adesso andiamo sul livello 1, trasportiamo in qua. Vedete? È questo qua. Quindi lo portiamo sopra il livello blu. E lo denominiamo, sembra che il secondo sia nero, dopo andiamo a controllare, nero. E lo riempiamo di nero. Quindi selezioniamo. Modifica, riempi, nero. Ok, poi il terzo, che è questo qua su, lo posizioniamo sopra il nero e mi sembra che sia rosso, vedete, andiamo a vedere, lo facciamo proprio uguale. Poi selezioniamo, riempi. Colore rosso. Ok. Poi spostiamo quest'altro.
lo mettiamo qui, lo mettiamo sopra, allora l'abbiamo denominato rosso, vedete, lo facciamo subito rosso, quindi quello sopra lo mettiamo sopra rosso ed è di colore giallo, quindi lo riempiamo, se le stringiamo, riempi, giallo. Ok, e l'ultimo è verde. Lo denominiamo anche questo. Vediamo subito anche questo, verde. Così non ci sbagliamo. Selezioniamo, prima scusate, lo spostiamo. Ci aiutiamo con le nostre linee guida, chi ha seguito i miei tutorial sa come visualizzarlo, per caso vi faccio vedere. Allora, selezioniamo e riempi colore verde. Ok. Ora selezioniamo tutto, lo spostiamo un po' più qua. Perfetto, ora abbiamo i nostri 5 cerchi. Adesso andiamo sotto stili, poi prendiamo selezioniamo il livello del blu, carichiamo i nostri stili, guardate, dovete andare qui, col tasto sinistro carichiamo stili web e aggiungiamo, mettiamo aggiungi, eccoli qua. Ora applichiamo gli stili, quindi selezioniamo il livello blu, poi lasciamo perdere il nero per adesso, selezioniamo quello rosso, poi quello giallo e quello verde. Ora impariamo anche a creare uno stile, vedete, quello nero qua non c'è, almeno che proviamo questo, andiamo prima di tutto sul nero, ma vediamo, proviamo questo, un po' bruttino. Niente, facciamo così, li creiamo questo qui, viola, poi guardate, andiamo sugli effetti del nero, clicchiamo due volte, vedete, viene fuori lo stile livello e andiamo su sovrapposizione colore, poi scegliamo il colore e facciamo nero. Ok, ok, vedete, abbiamo creato il nostro livello di nero. Ora nascondiamo, mettiamo via questo, non ci serve più. Nascondiamo gli stili per un attimo dei nostri livelli. Perfetto. Ora andiamo a fare, concateniamo questi cerchi. Allora, noi dobbiamo nascondere il giallo sotto questa parte sopra, sotto il blu. Quindi andiamo nel giallo, poi aggiungiamo la maschera qui, vedete qui sotto, abbiamo creato la maschera che adesso è tutta bianca. Quindi poi andiamo sul blu, selezioniamo il blu, tasto sinistro del mouse e CTRL, poi prendiamo la gomma, ci avviciniamo un po', andiamo sopra la maschera del giallo, dovete cliccare e cancelliamo. Così vedete, una volta selezionato il blu, non sforiamo fuori e qui siamo perfetti. Allora, quindi qui passa sotto, qui passa sopra, qui sopra e qui passa sotto. Quindi dobbiamo adesso selezionare il nero, poi andare sempre sulla maschera del giallo e cancelliamo. Perfetto. Ora dobbiamo invece nascondere il verde sotto il nero, questa parte alta. Quindi andiamo nel verde, poi creiamo la nostra maschera, selezioniamo il nero, poi con la nostra sempre gomma andiamo
della maschera del verde e cancelliamo. Perfetto, quindi qui passa sopra, qui sotto, qui sopra e qui sotto. Quindi a questo punto dobbiamo selezionare il rosso, poi andare nella maschera del verde e cancellare. Perfetto, vedete, abbiamo praticamente concatenato i nostri 5 cerchi. Ora, il livello, come abbiamo visto prima, il problema, vedete, è che si interrompe lo stile livello. E facciamo la prova, guardate, si vede molto bene dandogli questo stile qua, guardate. Andiamo sul giallo, sul verde, giallo, e scegliamo questo stile qua, guardate, questo qui che è graffetta gialla. Ecco qua, vedete, guardate come si interrompe il nostro stile. Lo facciamo anche sul verde. Ecco qua, lo selezioniamo tutto. E adesso vi faccio vedere come rimediare a questo problema. Quindi andiamo nel giallo, apriamo i nostri effetti, e anche nel verde, poi clicchiamo sugli effetti di tutti e due, prima su quello giallo, clicchiamo, guardate, voi guardate qui la parte gialla e dobbiamo spuntare questa casellina, nascondi effetti con maschera di livello, vedete? Il nostro stile adesso è perfetto, facciamo ok, poi andiamo sempre su anche nel verde, andate sempre qua sul verde, ecco qua, qui potete vedere benissimo come il nostro stile a livello è perfetto, la trasparenza si vede molto bene. Se noi andiamo a cambiare lo stile, cioè ritorniamo come prima, il nostro giallo, mettiamo il nostro stile giallo, vedete si interrompe ancora perché ogni volta dobbiamo spuntare la nostra casellina. Un'altra differenza, ecco qua. Quindi abbiamo capito come migliorare l'aspetto del stile livello in questi casi. Non mi resta che salutarvi e vi rimando al prossimo tutorial. Arrivederci.